Germania nazista. Attacco finale al cuore del male. L'SOE aveva reclutato noi sei sotto il mio comando con un solo scopo: recuperare dossier sul progetto Phoenix, l'ultima arma segreta del Terzo Reich. Una coalizione di comando alleati messa insieme e scagliata lì dove il nostro nemico era più vulnerabile. Doveva essere la nostra prima e unica missione. Guardate che roba! Un mondo stupendo! Chi vuole salvarlo? La svidania! Andiamo! Si comincia! Va per primo. Nova, vai tu. Tutti gli altri vicino. Testa! Cazzo! Io vi copro da questo vagone! Ricordate, non devono vederci. Da morti non vedranno un bel niente. Lasciacene un po', Novak! Addio, missione segreta! Sembra che dovremo faticare parecchio. Occhio! Veicoli nemici! Modo di rottamare un veicolo. Lassù sarai scoperto! Ascolta mai! Smettila di darti aria, Novak! Manca tutto, Novak! Semicingolato di merda! Occhio alla mitragliatrice! Prendo di lato! Novak, spara al macchinista!
La ferrovia si divide! Salta! Ce l'hai fatta! Adesso che le abbiamo passate proprio tutte, qualcuno al comando potrebbe dirci che ci facciamo qui. La meta è quella base di sottomarini. Una volta dentro, ci muoveremo verso l'obiettivo. Vuole che lo prendiamo, ma non vuole dirci che cos'è. Kingsley ci gira intorno fin dall'inizio. Non stiamo dando la caccia ai fantasmi anche stavolta, vero? Già, fuori la verità. Non sappiamo. Vorreste dire che il comando non lo sa? Sapete una cosa? Io mi fermo qui. Abbiamo solo un nome. Phoenix. Così non sappiamo neanche chi abbiamo con. La missione è questa. Scoprirlo. Il comando dice che i Krucky stanno portando via dalla Germania qualcosa di grosso. Potrebbero essere documenti. Roba segretissima. E noi siamo qui per fregarli. Se è così importante, perché non mandano un esercito? L'hanno fatto. Siamo noi sei. Amico, non siamo dello stesso esercito e non siamo neanche dello stesso continente. Silenzio, state indietro. Perché sceglierci per questa missione suicida? Il comando ha scelto 6 specialisti per una missione veloce e pulita. Un esercito non può farlo. Troppo rumoroso e lento. Richard ha ragione. Non se lo aspetteranno. Entriamo, prendiamo i documenti e usciamo. Non ci vedranno. Il piano è chiaro a tutti. Io sparo ai nazisti. Un rumore. Ecco il mio piano. L'ingresso è dopo il deposito. Oltre questo. Cazzo! Odio i cani! Andiamoci di qua! Addosso! Alla porta. Ci siamo persi la festa. Sembra siano scappati di corsa. Phoenix, dobbiamo essere vicini. Non per molto. I Krucky stanno portando le loro cose su un sottomarino. Vedete quelli con il baule? Scommetto che è quella la roba che cerchiamo. E allora che aspettiamo? È ora dei calibri grossi. Ora si ragiona. Aspetta, non possiamo farci notare. Arthur? Non so cosa siano quei documenti, ma è il segreto meglio custodito del Terzo Reich. E lo tengono qui, in mezzo al nulla. E con questo? Non ha senso. È come lasciare i gioielli della corona sulla veranda. E senza molta sorveglianza. L'intero esercito tedesco dovrebbe sorvegliare questo posto. Non siamo gli unici a non sapere cosa sia Phoenix. I nazisti ce l'hanno segreti ad altri nazisti. Dico solo che i responsabili dei segreti sono i più pericolosi di tutti. Sì. A questo servono le armi, per spararmi. Avete finito? Quei documenti stanno per prendere il largo. Voi tre, andate sulla passerella e fate casino. Guadagnate tempo. Webb, Novak, con me. Noi pensiamo al sottomarino. Andiamo! Copriremo dalla passerella. E cercheremo una via d'uscita da qui. Non sparateci o vi piantiamo in asso. Ah!
È il sommergibile là accanto! Ci siamo! Andiamo bassi, uniti! Nazisti eliminati! Hanno caricato la cassa su quel sommergibile! Copriteci, saliamo a bordo! Buona fortuna, ragazzi! Io intanto cerco l'uscita! Ecco il boccaporto, ci siamo! Troviamo quella cassa e andiamoci! Richard, dopoci le spalle! Prova, va avanti! Attenzione davanti! Occhio ai colpi di rimbalzo! Immergersi! Indietro, indietro! Facciamoli fuori! Attenzione! Sei a posto! Sarà nella sala comando. Apriamo quel portello. E stiamo vicini. Lancio una granata! Via! Eliminati! Andiamo. Eccola lì. Lo scassinatore sei tu. A te l'onore. Arthur, le sirene si sono interrotte. Non è un buon segno. Dobbiamo andarcene subito. Aiutami, Novak. Occhio, granata! Novak! Novak! Wade? Una rossa. Mrittunculus. Australiani. E poi... questo. Dai, fallo. Divertente. Credi di essere inglese? Sono nato e cresciuto a Cambridge. Non è cortese rovinare la serata agli altri. La sonata numero 4 di Beethoven ha dei passaggi stupendi, ma impegnativi. Devo prestargli molta attenzione. Non come voi. Il nero dà anche gli ordini in inglese. E voi gli obbedite? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch! Continua, prego. Hai l'accento renano. Sei del Neustadt. Durante l'occupazione, hai visto soldati francesi come me portare armi nelle vostre strade, sposare le vostre donne. È questo che sento quando parli in tedesco. Affascinante. Vi abbiamo fregato una volta. Le senti le bombe? Vi stiamo fregando di nuovo. Fregato. Fregato. Che scelta interessante di parole. Te l'ho già detto. Fallo. Va bene. Se è questo che vuoi. Sacrificarti. Essere un capo. Non sono qui per darti quello che vuoi. Tutt'altro. No! Per dare a voi bestie
tutto quello che meritate! Buttatelo via. Mettete gli altri nel camion. Selvaggi del cazzo! Santo cielo. La gente muore. La gente muore quando i capi sbagliano. Come può essere colpa di Arthur? È colpa sua e di Wade. Quel bastardo ci ha piantato in asso. Hai ragione su Wade. Se lo trovo, giuro che gli spacco la faccia. Sì, bravi, prendiamocela tra noi e non con i tedeschi. Cos'è merda, Mskoye? Nasce ego si vuole segni posvetamo. Credi di impressionarmi? Calmati. Non ha importanza. Friesinger ci ammazzerà tutti. Friesinger? Il nazista. Quello che ha ucciso Novak. Un vecchio amico, vero? Avevamo dei trascorsi. Ah sì, che trascorsi? Diavolo Friesinger! Arthur ce ne tirerà fuori. Lo dici perché è tuo amico? Se l'è guadagnato. L'ho visto in azione. Perdi uomini. Solo grazie. È la guerra. L'unico modo per onorare un soldato caduto è finire la missione. Ma ricordatene, quando il suo sangue bagna i tuoi stivali. Per guidare qualcuno, bisogna imparare cosa si prova a perdere uomini. A vederli morire credendo in te. E c'è solo un modo per imparare quella lezione. La mia prima volta è stata al D-Day. Bene, ascoltate! C'è tempo fino all'alba per compiere la missione. I trucchi sanno già del nostro arrivo. È la nostra occasione per distruggere l'artiglieria. Se non riusciamo, domani l'invasione fallirà. Io vi ho addestrati per questo. Mostrate alla marina quanto valete. Prendete le casematte. Distruggete l'artiglieria e lanciate i bengala per avvertire la flotta. Bene, ci siamo. Siete pronti? In piedi! Agganciarsi! Attendere! Ci vediamo giù! Scheiße!
Aguanta! Cazzo, Kingsley! Ti abbiamo preso per un crucco! Stavamo per riempirti di piombo! Bentrovati, signori. La situazione? Il capitano non c'è più. Siamo da soli ora. Rinceriamoci, in attesa che la sesta si riorganizzi. Per Henry l'artiglieria va distrutta entro l'alba. Oppure l'invasione fallirà. Così ora ti credi il capitano? Il sole sorge tra un'ora. Non perdiamo tempo. Sì, ma non arriverà un cazzo di nessuno a salvare la baracca. Qui non ci resta che crepare o salvarci la pelle. Ehi, litigare su chi ce l'ha più lungo non risolverà il problema. Le casematte tedesche non sono distanti. Potremmo fare in tempo. Quindi dico di provarci. I nostri sono sparsi ovunque, sarebbe un suicidio. Sai bene cosa c'è in ballo. Come tu. È una follia. Ehi, siamo oltre la follia. Sto con Arthur. Finiamo la missione. Ok, Kingsley. Sei al comando ora. Le casematte e il Valhalla sono di là. Dobbiamo muoverci. Qual è il piano, Kingsley? Apriamoci un varco. Sentito il sergente? Facciamoci largo. Ordini, Kingsley? Il sergente è arrivato al momento giusto. Ci ha salvato il culo. È mancato poco. Siamo stati infortunati. Quelle luci lassù in cima è la batteria di difesa costiera. Il ponte è presidiato e il terrapieno troppo ripido. Prenderemo il ponte. Non c'è altra scelta. Sei tu il capo. Giù! Arriva un camion! Abbiamo un'opportunità. Tutti zitti e avviciniamoci. Bersagli multipli. Che si fa, sergente? Fuoco sul camion! Camion, fuoco!
vettura! Avanziamo! Apritemi! Subito! Giù! Arma sul semicingolato! Dividiamoci! Dobbiamo aggirarlo! Cingolato! Il semicingolato di piazza! Mitragliera a terra! Sulla torre! Fermo la mitragliatrice! Che facciamo, sergente? Sono a secco! Ricarico! Una granata contro la mitragliatrice! Noi siamo troppo lontani! Al tuo Kingsley! Grandioso! Siamo ancora interi, no? Così pare. 8 uomini contro un fortino nazista. Secondo Richard ero diventato matto, ma a volte serve un pizzico di follia. Credo che nel profondo se ne rendesse conto. Eravamo fatti della stessa pasta. Abbiamo andato avanti! Aspettano te, sergente! Avevo tanti soldi di più, continuavano a mancarmi quei maledetti $2. Guarda quelle difese! Porca puttana! Ci aspettano al tavolo quassù! Com'è la situazione? Guarda da te! Vediamo che ci aspetta. I bersagli sono i cannoni in quelle casematte. Tu puoi occuparti di quello in basso. Consideralo fatto. Entreremo da quel bunker, ma è ben difeso. La prima cosa è superare il campo minato. Quel fosso anticarro può tornare utile. Ho un'idea. Ti ascolto. Apriamo un varco tra le mine con quei blitzer. E dal bunker ci faranno secchi appena sentiranno il rumore dei motori. Andiamo avanti in silenzio, senza motori. Saltiamo giù all'ultimo e lasciamo fare all'inerzia. Così almeno arriveremo al fosso. Beh? Mi piace. E tu andrai per primo. Bene. Appena arrivati al fosso, prepara i tuoi. Tommy, vieni con me. Ma certo, guidare nel campo minato, prendere il bunker, attaccare della termite a delle armi esplosive. Un gioco da ragazzi. E tu farai brillare un secondo sole nel cielo. Se le nostre navi non vedranno il Bengala, non sapranno che abbiamo vinto. E ci spazzeranno via insieme ai cannoni. Non so se vale anche per te, ma sapere che il colpo che mi ha ucciso è stato sparato dai nostri non sarà di consolazione. Sta tranquillo. Mirerò sempre in alto. Buona fortuna, Kingsley. Ah!
subito! Pronti alla porta, aspettiamo te, capo! La casamatta è in basso, io vado in alto! Ricorda il bengala! Andiamo! Sì, sergente! Ci siamo, ragazzi! Con me! Con me! Presto! Liberiamo la porta! Soldati! Metà di voi! Con me! Ah! Il semicingolato ci distrugge! Fuoco di soppressione! Fuoco sul semicingolato! Ora! Attacco la mitragliatrice! Cambio caricatore! Distruggete il semicingolato! Mitragliatrice distrutta! Ripiegano! Stiamogli addosso! Occhio a quel semicingolato! Muoversi! Avanti! Riparatevi dietro il semicingolato! Non restate allo scoperto! Avanziamo! Ora! Non allontanatevi! Stanno ripiegando! A sinistra! Forza! Avanti! Coraggio! Coraggio! Andiamo! Territoria! Indietro! Usare una 77! Lancio posto a dietro! Tutti bruciati, sergente! Attenti alla porta! La porta! Tutti in arrivo! Evans, va avanti! Sì, sergente! È buio! Vado avanti mentre tu cerchi una torcia! Merda, che puzza! Sergente, qui c'è una torcia! Prendila! Oh, cazzo! Andiamo avanti! Cazzo, guarda quel mostro! Andato, il prossimo. Abbiamo finito le termiti. Sergente, dammi una mano, forza! Non si vede niente. Prudenza. Cos'era? Occhi aperti. Siamo qui. È mancato poco. Grazie, sergente. Granata! Giù! Ha fatto la sua parte. Cazzo! Al riparo! Fumogeno, facciamoli fuori! Fumogeno, via! Casamatta sicura! Come lo distruggiamo? Siamo senza termite. Userò un bagalo. Andiamo su, prima che esploda tutto! Hai il bengala! Manca poco all'attacco! Via! Esci e lancia il bengala!
Sergente, il Bengala! Stanno per attaccare! Merda! Il Bengala è andato! Porca puttana! Dov'è Webb? Casamatta in basso! Attaccalo! Giù! Prendo il Bengala di Webb! Ti affido gli altri! Dobbiamo muoverci! Comoda. Aspettavo un pazzo bastardo che ci salvasse il culo. Allora, diamo il segnale ai nostri oppure no? Avremmo perso il capitano, ma vinto la battaglia e onorato il ricordo di chi non c'era più. Nell'unico modo possibile, completando la missione. Quando guardi i soldati al tuo comando, speri che riescano a compiere un'impresa impossibile. Quel Bengala mi ha confermato che avevo ragione. È questo che vuol dire essere un leader. Con le bandiere che sventolavano per le strade, non sembrava che i nazisti stessero perdendo. Ma i bulli fanno più rumore se impauriti. E la disperazione li rende stupidi. Il comandante Friesinger aveva ucciso Novak. Poi ci aveva dato un passaggio, dritti nella fossa dei leoni. La prima resa formale da parte dell'esercito tedesco dallo sbarco delle truppe alleate in Europa. Il Führer chiede al popolo tedesco... Ho letto il rapporto. Due volte. Questa squadra è affascinante. Le abbiamo presi. Ma abbiamo rischiato. Voglio che scopri tutto il possibile su questa unità. Con piacere, signore. Non ne parlerai con altri. Riferirai solamente a me. Heil Hitler. Occhi aperti. Questa prigione è un campo di battaglia. Cazzo, cos'è questa puzza? Diossido di cloro. Pensano che nasconda l'odore di morte. È il più bel posto di merda in cui sia mai stato. Qualcun altro ha fame? Palina, silenzi, Soclane. Da, scusa, becca, io avviso. Bene, sono l'Hauptsturmführer Richter e... Fanculo, Krucco. C'è il servizio in camera per caso? E ho delle domande per voi. Ci sfamiamo con le tue domande. Sono l'ufficiale comandante. Parlerai con me. Richter era un libro aperto. Alto ufficiale, nessuna medaglia. Un burocrate, il bersaglio ideale. Circondato da tre guardie, tutte armate. E tutte incapaci. Da anni studio voi alleati, ma non mi ero mai imbattuto in un'unità così insolita. Kingsley, Arthur, tenente, matricola numero 25232642. Ti racconto una cosa. Sono riuscito a parlare con il Führer soltanto in un'occasione. Mi ha consigliato un libro, Il tramonto della grande razza, di un americano.
un certo Madison Grant. Il Führer ne era un grande estimatore. Fanculo Madison Grant e tutti quelli come lui. Il libro spiega che, sotto forte costrizione o in condizioni particolarmente sfavorevoli, la vostra razza resiste più di altre. A quel punto capii cosa fare. A destra della giugulare, sotto la clavicola. Appena ottenuto ciò che volevamo da quel razzista, è lì che avrei colpito. Il mio piano si delineava. Ci tenevano nei sotterranei della sede della Gestapo. Intorno a noi, preziosi documenti, materiale classificato nazista. Il progetto Phoenix era da qualche parte. E Richter era la chiave. Era convinto di averci in pugno. Se volevamo servirci di lui, doveva continuare a farlo. Quel nazista arrogante con l'uniforme immacolata amava il suono della propria voce. Verrai congedato. Sarebbe stato facile indurre Richter a parlarci del progetto Phoenix. Il problema era convincere gli altri a non ucciderlo prima. Gli alleati sapevano del progetto Phoenix. C'è un traditore tra i nostri ufficiali. No. Ho i loro fascicoli. Bada a loro e agli altri non essenziali. Tenente Kingsley ha menzionato un progetto Phoenix. Suppongo propaganda nemica. Il nero pensava di proteggere la sua squadra, senza dubbio per cimentarsi. Per metterlo al comando, gli alleati devono essere disperati. Ha detto che era la prima missione e anche che il sesto uomo è morto. Ma probabilmente. Natürlich. Ma scoprirà la verità. Ci sono altre squadre simili. Come hanno saputo di Amburgo? Se Tempelhof rischia di essere compromesso, queste sono le cose che voglio sapere. C'è in gioco più di quanto non sia autorizzato a discutere. Ma sappi che conto su di te, Herr Richter. Lo capisco. Grazie. Bene. Wir haben euren Freund beim Gummischleusen ertappt! Beh, vedo 10 dita. Questa è già qualcosa. Falla finita. Sto bene. Sentite. Sanno di Wade. Ma non l'hanno preso. Hai raccontato che è stato ucciso? Sul treno per Amburgo. Dubito che l'avverranno. Ma spero che gli dia un po' di tempo per farci uscire. Di certo non tornerà per noi. Ha ragione Kingsley. Non possiamo contare su quel bastardo. Portatela fuori. Lei non si muove da qui. Vedi di levarti di torno. Boss! Palina, ich weiß nicht. Uznaj, bis Josh to Moses. Tutti i membri del team erano eroi a pieno titolo, molto prima che ricevessi i loro dossier.
Ma dire che avevano personalità forti sarebbe un grosso eufemismo. Soprattutto nel caso di Petrova. Papà, hai visto il mio... Di nuovo. È già brutto indossare questa roba. È infiammabile, guarda. Anni per imparare a sparare. Sprecati. Bloccata in una tenda. Dai, su, adesso basta. Tu non devi essere ansiosa di batterti. La gloria non ha alcun valore quando sei morta. Ma questa battaglia è importante. Tu sei importante. Tu e Misha. Siete tutto per me. Consegna speciale. Parli del diavolo. Ehi, sii gentile. Ma io lo sono sempre. Misha, cosa c'è lì dentro? Bottiglie vuote? Addestro nuovi partigiani. I nostri compagni sono già bravi a bere. Presto diventeranno Molotov. Trovi saggio dare degli esplosivi ai civili? Pasha, ti preoccupi troppo. Hai un'aria orribile. Ai, si struja, così fa male. No, lo fai già benissimo da solo. Tigrona. Capra. Racchia. Asino. Rospo. Sedetevi, tutti e due. Farò tardi. Seduti! Bene. Non è bello? Una colazione in famiglia. Bombe e proiettili per iniziare bene la giornata. Sai, ti farai ammazzare se continui a tenere questo vecchio fucile in casa, papà. Qualcuno è preoccupato. Allora, ho saputo che i tedeschi sono quasi al fronte. È lì che sei diretto? No. A quanto pare mi ritengono più utile altrove, quindi addestrerò le nuove reclute al vecchio ufficio postale. Sembra divertente. Lo sarebbe se avessi potuto dire la mia. Almeno combatti. Guarda che non è colpa mia. Basta! Fate entrambi la vostra parte. A proposito, se quei bastardi riuscissero a passare, sai già dove mandarli. Certo, papascia, non riusciranno mai a passare. Mai. Merda, sono in ritardo. Misha, vado. La tua cassa. Scommetto che senza di noi si dimenticherebbe anche la testa. Ci vuole pazienza. Tanta. Gliela farò avere mentre vado alle tende mediche. Aiuti il tuo paese, ben più di quanto credi. E tuo padre è orgoglioso di te. Spassiva, papà. Attenzione là fuori. А дети куда? Оставаться тоже нельзя. Он уже успел захватить пол России. Партигиани, che sto addestrando, li terranno alla larga. Ci credo! Allora buona fortuna! Ino? Oh, Polina! Ti ho tenuto del pane. Spassiva. Non c'è di che. Tuo padre ha insistito tanto per avere del Borodinsky. È sempre il solito. Posso prenderlo più tardi. Fa attenzione, Polina! Dimenticato niente? Sei davvero la migliore. Lo so. Arrivo subito. Dovrei venire con voi. Forse dovresti. Io sono più brava di quei pezzenti dell'Armata Rossa. Tieni la voce bassa. Non ti conviene farti dei nemici qui. Va bene. Però non fare nulla che io non farei. Non ci proverei nemmeno. Ho una pessima mira rispetto a te. Peccato non fare cambio di posto. Sarei un incanto con quella uniforme. Vedi di tornare a casa tutto intero, almeno. O un pezzo alla volta, fa lo stesso. Sono diventata molto brava a ricucire la gente. Sì, signora.
Ecco, fatto di nuovo tardi. Dovrò passare per i tetti. Finirai per ammazzarti arrampicandoti lassù. Se succede, potrai dirmi te l'avevo detto. Ora vai! Vado, vado! Il camion si è rotto, di qua non si passa. Più di quanto credi. E tuo padre è orgoglioso di te. Abbascia! Ehi! Torna dentro, Metcalf! Passa!
credete di prendermi stare in grado? Penso siano morti! Ora liberaci! Sorella, è stato incredibile! Ce ne andiamo, ora! Non sai quanta paura avevo che tu fossi... Io? Sei tu quello legato! Occupati degli altri. Qualia... Papà... È morto. Oh... No... Misha... No. Misha! No. Non c'è tempo per questo. Dobbiamo portare in salvo le reclute. Se restiamo qui, non avremo scampo.
Giusto. Giusto. Ok, andiamo. Misha, dobbiamo raggiungere il Volga. Come scappiamo dal palazzo? Misha, concentrati. Come possiamo arrivare al fiume? Qui c'è un'uscita. Potremmo fuggire nelle fogne. Ma al momento i tedeschi stanno bloccando il cortile. Sarà dura. Avete delle scorte? Armi? Qualcosa che io possa usare? C'erano dei soldati appostati sul tetto. Avevano una radio, ma forse anche delle scorte. Va bene. Vi darò fuoco di copertura da lassù mentre tu porti gli altri nelle fogne. Come vuoi. Forse puoi salire sul tetto arrampicandoti da lì. Di qui dovresti arrivare al tetto. Ti aiuto io. Troverò un punto per coprirti. Lo so. Sei sempre stata più brava di me a sparare. Ora papà è con me. E lui non vuole vederci morire in questo ufficio postale per mano di questi bastardi. Sarebbe orgoglioso di te. Sarebbe fiero di noi. Porta gli altri nelle fogne. Io vi coprirò dal tetto. Mira bene, ok? Come sempre. Poi ne rivieta! Una volta in strada, aspettiamo che Polina si metta in posizione, capito? Polina! Polina, mi senti? Sono alla radio! Merda, non ricevo niente! Cazzo, ascoltami una buona volta! Siamo bloccati nel cratere vicino al tram! Polina, al tuo segnale corriamo verso le fogne! Partigiani, ora! Polina lo terrà occupato! Nessuno di voi uscirà vivo da questa piazza! Altri dietro di noi, dall'altra parte del cratere! Ci sparano dall'alto! Le finestre! Polina, stanno cercando di raggiungerti sui tetti! Polina, scendi e raggiungimi alle fogne! Puoi usare quell'impalcatura di fianco al palazzo! Sopravvivere a Stalingrado non era impresa da poco, figuriamoci fuggirne. Ma non si sfugge veramente a una cosa del genere. La macchina da guerra nazista ci aveva feriti nel profondo e bruciato qualcosa di importante. Penso che sia stato questo l'aver attirato l'attenzione dell'SU. Polina, però, aveva una ferita più profonda. Era destinata a restituire il favore. Ciò l'aveva resa il membro più letale del mio team. Che storia toccante. Non sei riuscita a salvare nemmeno tuo padre. E dimmi, perché una russa con un vecchio fucile fa parte di un'operazione segreta? Non mi fai paura, sporco ratto. Mi hai frainteso, Fräulein. Non ho bisogno che tu mi tema. A me servono le tue urla per convincere i tuoi amici a parlare. Ah, sì? Perché sono una donna. Non sei una cima in queste cose, eh?
Dimmi, hanno altre missioni gli alleati? In Germania. Non ho proprio voglia di parlarne. Allora, di cosa vorresti parlare, Fräulein? Freisinger. Su, chiamalo. E ti confermerà la medesima storia. Via di qua. Voglio tutti i documenti sul comandante Steiner e delle foto di quella cecchina russa. L'usignolo, sì, quella. E poi... Herr Freisinger, la stavo cercando. La donna l'ha confermato. Il sesto della squadra è morto. Ne è sicuro. Un americano. Arrestato a Temple. Rubava un aereo. Non ha alcun senso. I prigionieri ti hanno preso in giro, Richter. E ora tu ti stai prendendo gioco di me! L'americano viene portato qui ora. Se devo interrogarlo io stesso, allora non ho bisogno di te. Stai bene? Sei cieco, forse. Volevo essere gentile. Che gli hai detto? Che apprezzo le sue torture. Rilassati. Ho detto le tue stesse balle. Ti ha creduta? Non ho più chiesto quando ha nominato Freisinger. Una volta fuori da qui, la prima cosa che voglio fare è andare al cinema. A vedere Les Trois Mousquetaires. Per farmi spezzare il cuore da Edith Mera. E tu, Lucas, qual è la prima cosa che farai? Io? Una volta a casa, mangio Lamington per una settimana. Solo dolci in continuazione. A te so cosa manca. Sì. Vorrei stare nel mio locale con la dolce Barbara che mi serve una pinta dietro l'altra fino a scordare questa guerra del cazzo. Sempre che sia ancora viva. Ho perso tutti i miei cari. E provo qualcosa soltanto quando vedo un tedesco che implora per la sua vita. Perciò sto bene esattamente dove sono. Wade si è fatto vivo come speravo. Ha fatto la sua parte ignorando il mio piano. Nessuno ci contava, ma io invece puntavo sul suo carattere affascinante. Oh! Fallo ancora, Crucco, e avremo un cazzo di problema. Hanno mentito su di te, tenente. Tenente? Ci voleva tanto. Ecco un po' di rispetto. Oh! So che sei il sesto uomo. Perché ti interessava quell'aereo? Voi nazisti mi fate rimpiangere quel merdoso pacifico. Voglio sapere su quale altra cosa hanno mentito. Wade.
Wade si era tirato fuori da situazioni peggiori a parole. Chi l'ha sentito parlare del Midway sa che esagera spesso. Ogni volta che raccontava la storia era leggermente diversa. Magari aggiungeva una squadriglia di zero o un'altra portaerei ai suoi abbattimenti. Io però avevo letto i rapporti di quel giorno. Wade esagerava, sì, ma non molto. Ricordate, l'obiettivo primario sono le due portaerei giapponesi. La squadriglia VS ne attaccherà una e la VB prenderà l'altra. La 6 resterà in copertura. Se il tempo regge, finiremo prima che se ne accorgano. Poi il Pacifico sarà nostro. Andate là fuori e affondate quelle portaerei. Eravamo già sotto pressione. Ma l'intera guerra... Calmati, Hernandez. Sono nato per questo. Parla per te, Wade. Vamos, Jackson. Hanno finito di riparare l'aereo stamattina. Ci aspetta sul ponte di volo. Guarda che ha un nome. Gli hai dato un nome? Al nostro aereo. Potevi dirmelo. Non l'hai chiesto. Dici che la flotta sarà nel posto giusto? Lo spero. Se va bene, ci dedicheranno un capitolo sui libri di storia. Non sono ancora pronto a passare alla storia, quindi facci un favore e niente bravate per oggi. Bravate? Mi ferisci? Deco, ti sei mai chiesto perché non sei stato promosso? Dimmelo tu, genio. Questo non è lo show di Wade Jackson, amico. Siamo in guerra. Tutti vogliamo vincerla e tornare a casa. Tu pensa a levarti gli zero dal culo e torneremo a casa. Ehi, veniamo anche noi! Aiuto io, Jackson. Andiamo! Jackson, quante medaglie vinceremo se la sfanghiamo? Dopo oggi dovranno intitolarmene una, Miller. Ricorda che lassù siamo una squadra. Resta in formazione o Davis ti strapperà i gradi. Le formazioni mi rallentano. Ma con chi ho a che fare? Guarda un po'. Tempo giusto per volare. Siamo non peggiori. E ora, mano alla massa. Signora, aspetta. $10 che ha fatto più zero di te, Jackson. E dai, non incoraggiarlo. Per Sugar 17. Ricezione perfetta. Il comunicatore funziona. Danno il segnale del check prevolo. Ok, controlliamo gli alettoni. Alla destra a posto. Ora l'alettone di sinistra. Alla sinistra, ok. Manda su di giri, vediamo se il motore regge. Reagisce. Niente male, facci piano, Jackson. Sugar 17, siete autorizzati al decollo. Ok, facciamola volare. Pronto, Hernandez? Te non sei mai abbastanza pronti. Vai, massima potenza. Togliere i freni. Favor, niente numeri. Guasta feste! Siamo qui per divertirci, pendejo. Sugar 10 a tutte le unità, Victor. Chi è fuori formazione? Qualcosa non va. Oddio! Porca puttana! Da dove sono spucati quei maledetti Zero? Puntano gli aerosiluranti.
I caccia non ci sono ancora, S-17. Attaccate quei nemici. Ci sono. Dietro ci pensi tu, Hernandez. Mitragliatrice pronta. S-17 a tutti i piloti con bombe. Raduniamoci e prendiamo quota. Proveremo un ultimo attacco. Cosa? Saliamo più che possiamo e bombardiamo ancora. Ce li abbiamo in coda! Cazzo, continuano a spararci addosso! Forza, siamo quasi fuori portata! Seminati? Non li vedo. Occhio, occhio! No, cazzo! S-17, vi hanno colciati male, tutto ok? Tutto bene! Zero, sono là davanti, colpiteli! Prestate informazione, dobbiamo superarli! Sono altri? Quasi alla quota d'attacco! La flotta è sotto! Pronti all'attacco! Dobbiamo colpire la seconda porta aerei! A chi restano bombe? S-18 ne ha! S-3 a... S-17 ne ha una! Qualcun altro? Ok! S-17, S-18, dipende tutto da voi! Informazioni dietro di noi e attaccate! Sarà per un pelo, vero? Più o meno! Quasi! Adesso, Jackson! Wade preferiva essere considerato un fenomeno, più che un eroe. Era la sua contraddizione. Era uno dei piloti più abili della guerra, ma aveva bisogno di un team. Il problema era farglielo ammettere. Mettimi le mani dietro! Ehi, ragazzi! Non vi disturbate per me. Sto bene. Ma
Ma guarda un po' che bella riunione di famiglia. Mi hai mentito. Lo credevamo morto. Quindi vaffanculo. Davvero? No! Bastardo! E non mentirmi mai più. No! Cosa fate? State lontano! Toglietemi le mani di dosso! Frisinger, è tradimento! Questo è atto tradimento! Frisinger! Di certo lo c'è, cioè qui! Giù le mani, ho detto! Frisinger! Che sta succedendo? Hitler è morto. Cosa? Come? Chi è stato? Sembra che si sia tolto la vita. Ma senza il Führer siamo persi. Sbagli. Hai delle informazioni per me. Come sospettava, l'americano era il sesto uomo. Ma credo di averli fatti crollare. Mi rattrista vedere la nostra patria profanata. Da sporchi russi, per giunta. Non c'è più niente per noi qui. Affinché il Reich sopravviva, mi serve un passaggio sicuro a Tempelhof. Contavo su di te, Richter. Ma ti sei dimostrato non essenziale. No, 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 signore, no! Avrà tutto quello che le serve, glielo giuro. Il tempo corre. Certo, ho capito. Mein Führer. Io lo ucciderò. Richter ci sta addosso. Non abbiamo tempo. Io... ho cercato un aereo per fuggire, ma ho fallito. E quando sono arrivato qui, vi avevano già rinchiusi. Così io... ho preso una bomba dai russi e mi sono consegnato. Abbiamo circa un'ora prima che il muro salti in aria e si possa uscire. Se ne usciremo vivi. Non so da fidarsi. È solo un fottuto pilota. Fottuto pilota asso, intendi? Sono d'accordo con lei. Tu che ne sai di esplosivi? Dici? Beh, fottiti anche tu. Vi dico perché possiamo fidarci. Ecco, sentito. Wade è più che in grado di farci uscire e con le informazioni.
chi vola troppo vicino al sole finisce per bruciarsi. Colpa tua! Merda. Ok, ok. Ti tiro fuori, ma farà male. Merda! Ti ficcherai in testa che non puoi... Ehi, Wade! Wade, resisti! Avanti, Wade! Ehi, no! Ehi, sveglia! Wade, forza! Non morirai oggi, non morirai! Devo capire dove ci troviamo. Ti lascio qui. Pensa agli Yankees. Cosa? Sai che tifo per i Dodgers. Un tocco molto leggero. Non c'è di che, stronzo. Mi serve l'arma. Ho perso la mia nello schianto. Che hai causato tu? Che cosa dovrei fare? Non toglierti le bende. O morirai e addio divertimento. Sta nascosto fino al mio ritorno. Matteo! Sto arrivando, amico! Susano il... Mayday, Mayday, Mayday! A tutte le unità alleate in ascolto. Parla al tenente Wade Jackson. Chiedo supporto immediato. Qualche americano su questo sasso? Merda! Aspetta!
Sono ancora vivi! Ah, non mi dire. Liberali. Meccanico aeronautico Matteo Hernandez. L'ingrato è il tenente Jackson. Ci hanno abbattuti. Per questo siamo qui. Grazie. Sergente James Washington, fanteria, 93esima divisione. Lenny, aiuta quest'uomo. Avete degli aerei? Dobbiamo tornare lassù. Aerei? È già tanto avere munizioni. Quello è un peso morto. Ci rallenterà e basta. Ti ho sentito. Sai usare un'arma? Non ho saltato l'addestramento. Abbiamo compagnia! Lo show lo mando avanti io. Tu sei uno spettatore. Ok, uomini, la pacchia è finita. Andiamocene. Staniamo i cecchini. Wilfrey, tocca a te. Che Dio me la mandi buona. Esca viva. Altri volontario? Col cazzo! Allora tieni la bocca chiusa e vedi di fare attenzione. Vai! Fumogeno! Al mio segnale. Voglio vedervi scattare come Jesse Owens. Chi? Via! Vuol dire che dovete correre. Ora! Un passo in più. Ci siamo tutti? Sono ancora intero. Ok, dobbiamo raggiungere quelle palme. Tutti nell'erba e state giù. Male, tenente. Muoversi! Ma che... perché è legato? Quei pazzi figli di puttana si legano agli alberi. Ma che cazzo ci facciamo qui? La 93esima deve aiutare la 23esima a occupare questa roccia. Cadavina! Nemica! La morte ci solleva dai nostri obblighi verso la nazione. Sono parole di Lenny. John Adams. Beh, qualcuno di allarma di Lenny a John Adams. Ci serve una mano. Noi faremo il possibile. Non fateci ammazzare, potrebbe bastare. Mio fratello combatte in Europa. Se nazisti e giapponesi giocassero un brutto tiro a mamma... Beh, Hitler deve temere mamma Howard. Quello è il crinale? È quello. Porca puttana! Scherzi? Ma sei matto? Keeble, Wilfrey, Hernandez, con me. Va bene. Howard, sei il drago. Passato il filo, ci attaccheranno pesantemente.
Dovete ripagare i bastardi con la stessa moneta. Sì, sergente. Jackson, vieni. Sì. Aiuta Howard a superare il filo. Dopodiché, coprigli le spalle dall'altro lato. Chiaro? Ascolta, in cielo puoi contare su di me. Ma questo... non voglio morire con la faccia nel fango. Beh, dovevi pensarci prima. C'è una differenza tra suicidio e sacrificio. Mettitelo in testa. Facciamo silenzio, ragazzi. Howard, Jackson, a sinistra. Gli altri con me. Jackson, dammi una mano. Mentre ti sporchi le mani. Dopo di te. Aiutami, presto! Jackson, aiuto! Non male per un pilota. Merda! Lascia fare a me. Imparo in fretta! Occhio! Peschio di quel che sembra. Attenzionato! Perfetto per vendicarsi! Molto bene! Attacchiamo il fortino! Il bunker! Jackson! Il bunker! Abbiamo fuoco! Vediamo come ci fermano ora. Sei matto? Perché sparare qui con quello? Hai appena comunicato ai giapponesi la nostra posizione. L'invito non è per loro, ma per il resto dei miei uomini. Perfetto orario. Tenente, vieni a vedere. Arrivano i nostri. Possono finire il lavoro? Controlla l'hangar. Vicino alla torre radio. Bombardiere Vald. Chissà pilotarlo. Allora era questo il tuo piano. I miei prenderanno la base, rallentando i giapponesi. Ma se qualcuno fosse lassù, non sarebbe male. Mi offro io, sergente. Speravo lo dicessi. Andiamo laggiù. Sai farlo atterrare? È stato un problema. Andiamo! Raggiungiamo i carri armati! Giù per il colle!
felice di vedervi. Fate come a casa vostra. Jackson, Hernandez, vi voglio lassù. Tutti gli altri avanti. L'hangar è poco più avanti. Spingiamo fuori dall'hangar. Vieni! Coprici mentre vi mettiamo in posizione. Dateci una pista e al resto pensiamo noi. Forza, dateci dentro! Spingere! Muovete quelle gambe! Jackson, serve fuoco di copertura! Usa la mitragliatrice! Spara, Wade! Altri! Anche a poco! Sinistra, sinistra! Questa non servirà più! Vediamo che sai fare! Dunque, vediamo! Pista. Più o meno. Sapevo che l'avresti detto. Andiamo! Hanno cambiato Wade. Hanno mostrato all'audace asso dei cieli come era combattere a terra. Ha imparato che l'unico modo per vincere è coprirsi le spalle a vicenda. Chi va oltre le parole e guarda le sue azioni capisce chi è davvero Wade Jackson. Me ne frego del suo trascorso. Wade ci ha abbandonati ad Amburgo. Non mi fido ancora. Ti capisco, ma non siamo in questo buco per colpa sua. Siamo in questo buco perché dei fottuti crucchi credono di battere la migliore squadra che ci sia. Ora, serve un piano per uscire da qui. Siamo circondati da nazisti. Anche se evadessimo, saremmo morti prima di arrivare alla porta. Forse no. Ho un'idea. Avevamo una sorpresa per Richter. Una scommessa. Ma arrivati a quel punto, dovevamo avere le informazioni. Ci avremmo lavorato su, mentre toccava a Polina. Lei avrebbe retto. Lieto di rivederti. Prego. Esattamente come immaginavo fosse il tuo piccolo ufficio di merda. Bene. Dimmi cosa state tramando. Piccolo usignolo. Stalingrado, la città che aveva bloccato l'espansione orientale nazista, se fosse caduta,
la Russia sarebbe crollata. I tedeschi hanno sottovalutato la volontà di sopravvivere dei russi. Sottovalutato la città e i suoi difensori. La gente considerava Polina un simbolo di speranza. Ma lei non voleva essere un'eroina. Voleva solo vendetta. L'arroganza del Rai fu di credere di riuscire dove Napoleone aveva fallito. Perché ci siamo fermati? Dobbiamo avanzare, prendiamoci! Se non avessero avuto a che fare con la forza dello Signore. La... Sapevamo che Steiner si nascondeva nel quartiere commerciale. Prevedibile. Non è mai lontano dai massacri. Svoloch. Andiamo. No, aspetta. Dovremmo capire chi sono per avvertire le famiglie. Colpo da cecchino, preciso. Ma credi che siano ancora... Bene, di qua è più riparato. Andiamo. Ti ho detto di non chiamarmi così. Quel nome da speranza ai superstiti, Polina. La speranza non basta. Boge. Bastardi. Ai seguaci dell'usignolo. Chiunque dia asilo a questa terrorista andrà incontro a gravi conseguenze. Il cecchino potrebbe... Da un'occhiata. Là, a destra. Steiner. Dove sta andando? Si sta dirigendo verso il quartiere commerciale. Avevi ragione tu sugli Jägermörder, Misha. Ah, andiamo, lo perderemo di vista. Misha, attento! Merda, sta giù! Che facciamo? Fratello! Cosa? Non fidati! Lo distraggo! Eliminati! Andiamo! Merda! Giù! Sogni d'oro. Pronto, Polina! Alzati, Misha! Dobbiamo muoverci! Arrivano soldati! Granata, giù! Granata! Il mezzo di Steiner. Là dentro non posso colpirlo. Proviamo ad avvicinarci. Voglio ficcare un proiettile nella testa di Steiner. Aspetta. Merda, Polina. Da qui non possiamo attaccare, ce ne sono troppi, guarda. Merda. Steiner. Forse è il superiore di Steiner. Cecchino, giù! Stai bene? Misha! Non è grave come sembra. Sta fermo, fammi vedere. Non si mette bene. Per niente. Non c'è tempo per questo, si stroga, capito? Ti porto al sicuro e ti rimetto in piedi. Non morirai qui. Andiamo! Ti porterò all'ufficio postale. Là saremo al sicuro. Cerca di respirare. Ok.
Si avvicinano! Manca pochissimo! Prendeti! Schnell! Merda! Grazie! Non ce la faremo! No, sta zitto! Ti salverò! Attenzione! Misha! Olia, fermali, non fargli prendere Stalingrado. Questo coltello non ci tirerà fuori da qui. Senti, dobbiamo... Vinci per noi. No, stai delirando. Forza, dobbiamo andarcene. Polina, vai! No, tu copri il varco, io li attacco ai fianchi. Non c'è tempo. Vai. Li rallenterò. Durazok. Ora va. Tranquillo. Vai! Usignolo! So che sei qui da qualche Steiner. Parte. Bastardo! Questa volta non scapperai, uccellino! Sentito, Obert Steiner! Muoversi! È in gabbia! Trovatela! Faremo umiliare da un Ashville Blue.
Dobbiamo sbarazzarci di lei! Adesso sei solo, vecchio! I tuoi soldati sono morti! E tu sei il prossimo! Non sei nulla senza il tuo fucile, usignolo! Stalingrado, prima o poi dovrai uscire, uccellino. Vuoi uccidermi, Polina? Sei libera di provarci. Ah! Ah! Stupida russa! Ma certo! Cazzo! Scheiße! Ma dovresti incolpare te stessa! Ah! Ah! Brutta stronza! Voi, nazisti di merda, morirete qui a Stalingrado! Tu mi hai preso tutto! Ora tocca a me! Non ti darà alcuna soddisfazione! Non finirà con me! Vi annienteremo tutti! Tu non farai un bel niente! Non io! Herr Friesinger! Nazista! Di merda! Rifiuto! Mi hai lasciato solo un coltello! Potrei aiutarti? Incredibile. Siete tutti uguali. Vi ho ammazzati a centinaia. E ogni volta dite sempre le stesse stronzate. Friesinger. Dovrebbe farmi paura. È l'ennesimo stronzo fascista! Non temere. Lui sarà il prossimo. Pensavi di prenderti la mia città, di schiacciare la mia gente. Hai provato a piegarmi, ma... hai fallito. Hai creato tu l'usignolo. E adesso ti ha distrutto. Il famoso usignolo aveva salvato Stalingrado dal baratro. Le sue azioni hanno ispirato i russi a riprendersi la città e passare all'offensiva. Polina ha cambiato il corso della guerra per gli alleati e la sua gente. Vista la sua reputazione, trovarla era solo questione di tempo.
Che cosa voleva Freisinger da un ufficiale sul fronte orientale? Che importanza ha? Moltissima! È molto importante per me, Fräulein. Che bella accendina. Da quel poco che so, Freisinger voleva reclutare Steiner per un certo progetto speciale. Progetto Phoenix? Può darsi. Quello che so è che dovevo far fuori Freisinger. Ci sarà un modo per uscire. Non c'è nessuna via d'uscita. A meno che non abbiate deciso di fare la cosa più intelligente. Riapri quella porta e ti mostro la cosa più intelligente. Mi fai uscire vivo? Cosa? Certo. Bastardo traditore. D'accordo. Ti dirò quello che puoi sapere. Tipico australiano. Nessun onore, né lealtà. È fatta, eh? Adesso basta. Non sarò la prossima vittima della tua crociata, inglese! Il tuo piano ne valeva la pena. Buona fortuna, Lucas. Speravo fossi tu a distogliere i tuoi compagni da quegli sciocchi proprio. Adesso vi ammazzate tra di voi. Fuori. Fuori! Fuori. Scelto di collaborare. Neppure io prenderei ordini da un nero. Amico, non hai capito niente. Come dici? Me ne frego del colore della pelle. Sai cosa pensano gli inglesi degli australiani? Che siamo merda da scaricare nel cesso della corona. Sì, sì, lo so, ma le vostre nazioni sono alleate. Direi più i loro servi. Ho fatto quel che ho fatto perché per gli inglesi quelli come me non contano. Il subordinato, rozzo, ospite frequente della prigione. Lucas era questo. Bisogna ammettere che l'SOE sapeva riconoscere il talento nelle forme più improbabili. E Lucas aveva talento. Era abile nelle demolizioni, aveva un carattere dirompente e la lingua tagliente. Nel deserto, i topi di Tobruk erano come una famiglia. Purtroppo, non hanno mai imparato come andare d'accordo con il comando. È in giornata, principessa! Mi gusto il momento. Occhio d'ovegna, fate pure, vostra altezza! Ehi, Bluey, sveglia, questo devi proprio vederlo. Oh, fanculo, vediamo queste carte. Ok, Des. Guarda e piangi. Ah, pezzo di merda, impossibile! Perché cazzo non siete alle postazioni? Maggiore Ems, pensavamo... Pensavate di cazzeggiare? Maggiore, arriva il convoglio. Bene, voi ratti seguitemi.
e comportatevi da soldati per una volta. Signore. Oh, oh. Oh, sì, signore, no, signore, vedi? I veri soldati fanno così. Ah, bel modo di tenergli testa, Bluey. Bel lavoro, amico. Fanculo, Des. Ma poi che ci fa qui, Ems, eh? È un maggiore, può fare quello che vuole. Ti è andata bene. Stavo per recuperare. Taci, non mi hai mai battuto in niente. Cosa? Lo sai che non è vero. Esplosivi pronti? Li abbiamo piazzati io e Lu. Il tempismo deve essere perfetto. Voglio che vi concentriate. Eccoli lì. Maledizione, fate silenzio. Ma che c'è lì in testa? Ho detto silenzio. Ah ah ah. Faccio io gli onori, grazie. Signore, il punto è la prima roccia. Sì, lo so. È un carro armato. Sì, i tedeschi hanno carri. Sì, ma la corazza è spessa. Chi si aspettava un carro? Oh, merda. Deve colpire i cingoli per fermarlo. Concentrati. No, signore, miri ai cingoli. No, si fermi. Tu mi hai distratto. Porca puttana. Credono che sia una mina. Lucas, riesci a lanciare una granata nel portello di quel carro? A te giù! 15 granate! Wow! Sei un fenomeno! Carica! Carica! Andrà lontano. Era un semplice assalto e metà dei rifornimenti sono andati in fumo. C'è ancora un camion in fondo al pendio. Allora prendi un po' di ratti e inseguili. Andiamo. Sono bravi a fiutare la spazzatura. E quando avete finito? Pensa. Tornate a piedi. Ci vorrà tutta la notte, cazzo. Forza, soldati. Ve l'ho detto, non sono lontani. Occhio, ce n'è uno ancora via. Ancora per poco. Buonanotte, Crucco. Pensavo fossero di più. Porca puttana. Ehi, non era sulle mappe. Giù, non siamo equipaggiati per questo. Possiamo farcela. Sei pazzo? Sì, addosso. Andiamo. Ho trovato qualcosa. Sai il tedesco? Un po'. Certo che lo sa. Pare che un ufficiale di Rommel sia passato di qui per visitare un campo più avanti. Poi non so, non riconosco questi simboli. Allora daremo un'occhiata. I crucchi hanno illuminato il cielo, ne arriveranno altri. No, facciamo rapporto. Alla base. Non possiamo riferire una cosa se non sappiamo di cosa si tratta. Non è da bravi soldati, Jacobs. Bene. Controlleremo. Stavo. Ah!
che può! Restante! Che stai facendo? Granate che bomba! Sia la strada giusta. È l'unica che abbiamo, coglione. Ora basta, Tess. Non è un gioco. Ho bisogno di bere. Chiedilo al tuo amico Ems. Ne è pieno. Cosa? Non hai mai bevuto un goccio della sua fiaschetta? Ce n'è per tutti. Quello beve come una signorina. Se metto le mani su quella fiaschetta, mua, offro da bere a tutti. Fermi. C'è una luce più avanti. Quello deve essere il campo tedesco. Dove sono tutti? Immagino che ci stiano cercando. Un momento, che cos'è? Guarda qua. Quello sulla sinistra sembra Rommel. Chi è il damerino? Stai scherzando? Stiamo raccogliendo informazioni. È già tanto se sai leggere, soldato. Simpatico. Fate in fretta. Sapete cosa vedo? Vedo un sacco di roba pronta a esplodere. Ora che dovremmo fare a riguardo? Oh, beh. Dovremmo far saltare tutto. C'è l'imbarazzo della scelta. Rimessa a sinistra. Munizioni là davanti. A destra carburante che aspetta di... sulla torre di guardia! Faccio esplodere dall'interno! Via, via, via! Splendido, amico! Passa il carro, Lucas! Vivenze! Passa il carro, Lucas! Cazzo, è stato magnifico, Lucas! Fermi! Avete sentito? È un aereo! Lucas, serve più potenza di fuoco! Attaccalo adesso, mentre ci sta cercando! Coraggio!
Ricevuto! Sulle coste della Libia italiana, un soldato australiano e un gruppo di topi avevano colpito duramente Rommel. Le loro azioni avrebbero dovuto valergli una medaglia e anche un po' di rispetto. Ems non la pensava così. La loro ricompensa è stata un soggiorno al fresco. Tuttavia, Richter sembrava importare solo di Rommel e del suo legame con Friesinger. Quell'idiota avrebbe ascoltato Lucas finché sarebbe servito. Die Stadtverteidigung wurde durchbrochen. Das gesamte Personal wird über die Tunnel evacuiert. Ha detto tunnel. E poi che succede? Non ci resta molto tempo. Dimmi, Friesinger che cosa voleva da Rommel? Io pensavo che volessi sapere della nostra squadra. Ora rispondimi, altrimenti l'accordo va a monte. Ok, ok. Non serve scaldarsi tanto. Lucas aveva fatto un gran lavoro. Si era limitato a dire a Richter le stesse balle che il nazista si era già raccontato. Ecco il Terzo Reich. La loro realtà era un delirio. A Lucas sarebbe servito un miracolo per riuscire nell'impresa. Il fatto è che lui quel genere di fortuna lo attirava. Si dice che il fulmine non colpisce due volte lo stesso punto, ma Lucas si era trovato prima a Tobruk e poi a El Alamein. Il mondo sapeva della vittoria alleata in Nord Africa. Ma non era stato merito dei comandanti inglesi o dei carri armati. Lucas aveva una storia mai raccontata e Richter non aveva orecchie per altro. Oggi Ems ce l'ha bello duro. Sente odore di promozione? Dopo le informazioni che abbiamo recuperato, questo sarebbe il piano. Col cazzo che funzionerà. Che dice, Jacobs? Ringrazia personalmente te e Des perché siete gente in gamba. Vaffanculo. Per il re e la patria. È sempre per il re e la patria. Porca troia, è quello che penso. Ma dove diavolo l'hai presa? L'ho trovata in giro. No. Se ti becca con quella, sei un uomo morto. Ci berrò su. Basta cazzate! Andiamo avanti! Muovetevi! Rispondete al fuoco! I gruppi sono qui, quell'RPG! Grazie! Dobbiamo proteggere i carri dagli RPG! Respingiamo quegli stronzi! Via, via! Tenete il gusto lontani dai carri! Semicingolato nemico, lato sinistro! Merda! Soldato! Andiamo, andiamo! Jacobs, occupatevi di quei mortai sulla collina! Facciamo noi! Des, Lucas, con me! Buon divertimento, ragazzi! Sul crinale! Nemico di fronte! Non male per un campagnolo! Non strafare, Des! Dove cazzo sono i mortai? Sono trincerati dall'altra parte del relitto! Movimento! Fanteria nemica! Andiamo!
Un altro! Bel colpo! Ci sono altri immortalisti più avanti! Là! Mortaio ore 12! Li vedo! Sistemati! Dobbiamo raggiungere Bluey e Hams in prima linea. Forse riusciamo a passare di qua. Lucas, dammi una mano. Jacobs, vai! Des! Oh, guardate che gran casino! Hams la chiama un'avanzata! La fanteria tedesca assale i nostri carri! Allora noi attacchiamo la loro fanteria! Ah, sì! Di qua, forza! Nella trincea, presto! Giù la testa! Dove cazzo è Blu? Giù la testa, giù! Blui, sei ancora intero! Piantala e state giù! I bombardieri stanno per attaccare! Bene, seguiamoli e facciamo fuori gli ultimi! Tenete la fanteria nemica lontana dai nostri carri! Facile a dirsi, tenente! Preparatevi! Arrivano i bombardieri! Coraggio, topi! Apriamo un varco ai carri! State giù! Andiamo! Avanti! Crusader colpito! Andiamo! Lucas, nella trincea! Noi ti copriamo! Ci siete là! Uccidiamoli tutti! Abbattono i nostri bombardieri! Porca puttana! Guadagnano terreno! Dov'è Hams? Quello stronzo non doveva seguirci! Al riparo! Siamo circondati! Lucas! 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 Sveglia, amico! Merda! Andiamo! Andiamo! Ci sono io, bello! Non mollare! Sto bene. Ma ci stanno facendo pezzi, maggiore! Vi ho dato un ordine! Formate un perimetro! Proteggete i blindati! Signore! Ci sta prendendo in giro? Manterremo questa posizione! Il supporto aereo è andato! Occupiamoci dei cannoni antiaerei o siamo fottuti! Questi sono gli ordini! Fanculo gli ordini! Prendiamo quella collina! Da soli? Sì, lo faremo io e Des! Sì, cazzo! Tieni, prendi questo! Se distruggete quei cannoni, spara questo bengala e io contatterò i bombardieri! Auguri! Andiamo! Speriamo che Jacobs e Bluey resistano! Difendere la linea, ad ogni costo! Se vuoi un lavoro fatto bene, manda i topi! Solo noi due, però! O sarebbe scorretto cazzo! Verso i crucchi! Cazzo! L'intero terzo Reich sorveglia quei cannoni! Buttagli delle granate, Lucas! Grandioso! Tutto finito? Sì, non c'è di che! La contraerea è di qua! Immagina la faccia di Hams alla fine di questa storia! Scherzi?
Dirà che è stata una sua idea. Occhio! Merda! Ma porca puttana! Lucas, di qua! Vedo attività. Cazzo, quei cannoni sono enormi! Via libera, spara al Bengala adesso. Appena sparo, tutti i crocchi nei paraggi ci salteranno alla gola. Dovremmo tenerli alla larga fino all'arrivo dei bombardieri. Ecco. Spara il Bengala! Non pensavo che sarebbe finita così. Perché no? Diamoci dentro! Come sempre dovrò fare tutto io! Sì, se dobbiamo morire vediamo di far fuori il maggior numero possibile di questi bastardi! Vogliono circondarci! Uno per me! Solo uno? Avete disturbato i topi sbagliati! Mitragliatrice è andata! Allora prendi un fucile, non è finita! Ma i bombardieri? Che si sbrighino, perché sto vincendo! Non stai vincendo! Sto vincendo! Ti conviene rimontare! Lucas! Semicingolati in arrivo a destra! Mi vedo! Lucas, i crocchi mandano i carri! Carri? Cazzo, quanti? Che importa? Penso a distruggerli! Dess, non è finita! A quanto sei? Dess! Ma cazzo! Forza, Dess, alzati! Cazzo, che succede? Bombardieri, sì, cazzo! Jacobs, ho visto il tuo Bengala, Des! Puoi giurarci, Des! A volte, l'unico modo per onorare un soldato caduto è completare la missione. Ma prova a pensarci quando il suo sangue è sui tuoi stivali. È questo che ho detto a Lucas quando l'ho conosciuto. La guerra ce l'aveva insegnato. La rigida gerarchia degli alleati vedeva in Lucas solo i suoi difetti caratteriali. Insubordinato, rozzo, ospite frequente della prigione. Era perfetto per il mio team. Anche se ha un ottimo gancio destro. Lucas era stato perfetto, distraendo Richter, che ora dubitava di ogni sua convinzione. Stai bene, amico? Hai un colorito peggiore del solito. Zitto. Non si è mai trattato di questo. Ma
non si è mai trattato di questo. Questo era un colpo. Un colpo di stato. Tempelhof. Ecco come fuggirà. Portando il Reich nei sotterranei. Oh, un momento. Tu non fai parte del piano, eh? Beh, mi sa che finiremo entrambi nel mucchio di cadaveri là fuori. Ho capito una cosa, studiando le vostre strategie. Ridondanza. Serve sempre un piano B. Con i sovietici che invadono la città, l'usignolo diventa merce di scambio. Il mio lascia passare per mettermi al sicuro. Beh, niente male come piano, Fritz. Magari avrebbe funzionato. Fottuto Wade! No, no, ti prego, ti lascerò andare. Hai fatto uno sbaglio, solo uno, ma bello grosso. Pensavi di averci in pugno. Ridondanza, amico. Serve sempre un piano B. L'ho appena saputo. Abbiamo una via di fuga da Berlino. Da 3 anni aspettavamo questo momento. Molti di noi sono morti. Rommel, Steiner, Hetzel. Ma ho promesso che il progetto Phoenix avrebbe avuto successo. Hitler ha pagato la sua debolezza. E la storia lo ricorderà come lo ricordiamo noi. Un fallito e un codardo. L'Armata Rossa è vicina. E Berlino brucia. Ma dalle ceneri risorgerà la nostra visione per qualcosa di più grande. Al quarto Reich. Ehi, capo! Il tuo piano ha funzionato. Ciao amico, ti ricordi di me? Hai un ammiratore segreto. Che ne facciamo di lui? Ho in mente un paio di cose. Lascio a te l'onore, capo. No! No! È la vostra occasione. Il progetto Phoenix. Posso darvi le prove? Tu hai già fatto abbastanza. Qui, a destra della giugulare, sotto la clavicola. Questo è per Richard. Saliamo sul primo trasporto e a casa per cena. Oh, la finiamo. Troviamo Freisinger e seppelliamo il Reich. Forse non lasceremo Berlino, ma nemmeno i nazisti. Qualunque cosa la faremo insieme.
Risinger non lascerà Berlino. I miei Leamington aspetteranno. Wade. Ehi, hey, non capita spesso di uccidere un Führer? Io non mi tiro indietro, no? Dopo di te, Usignolo. Per la cronaca, non hai escluso l'idea di uccidervi tutti. Questi tunnel conducono a Tempelhof. Sono la strada più veloce, vista la battaglia. Qui dentro non si vede un... Era Frisinger. Sta fuggendo! Ah, è troppo veloce! Vuoi raggiungere Frisinger? Non è mica un'auto da corsa! Ah. Mi basta vedere la sua nuca! Colpo difficile, scommettiamo! Quanto vuoi perdere? Non ho una linea di tiro! Ci sono molti altri trucchi da ammazzare! Qui si mette male! Arriva qualcosa di grosso! Merda! Tenetevi! Bravissimo, Osso! Dovresti vedermi su un aereo! Al riparo! Erano pronti! Il cannone! Quelli sono Pack 38, faranno crollare i tunnel! Granata! Via! Tranquilla, lo riprenderemo! Ecco l'auto di Frisinger! Ci ha lasciato una sorpresina! Uccidiamoli tutti! Avanti così! Granello scoperto! Vedo attività nemica! Avanti! Frisinger ha abbandonato la sua gente. Non gli servono, perciò se ne frega. Il soffitto è crollato. Male, hai altre bombe segrete, Wade? Non resta più niente. Non c'è tempo di trovare una strada. Stanno facendo a pezzi questo posto. Bene, per il parco. Non fermiamoci. Muoversi! Avanziamo verso l'aeroporto. Si muovono. Fuoco sul semicingolato. Mi occupo del semicingolato. Come ha fatto Frisinger a passare? È andata proprio bene. Ehi, Rix! Vuoi occuparti dei panzer? Lo farei volentieri se non fosse per quelle mitragliatrici. L'edificio laggiù! Posso entrare da una finestra e colpire i mitraglieri nel piazzale. Mi faresti un grande favore. Bene. Wade, Lucas, siete con me. Molina! Contiamo su di te. E fate bene.
Questo è per te, Misha. Bel colpo, Polina! Lucas, ho bisogno che tu faccia fuori quei carri! Sì, capo! Wade, sfonda tu! Noi ti seguiamo! Farò la svelta! Becca! L'aeroporto è di qua. Tocca a te, Wade. Sembra che ci stessero aspettando. Lucas, hai una granata da darmi. Orgigli i miei saluti. Berlino in vita mia. Incredibile, siamo d'accordo su qualcosa. Bello andare d'accordo. Brisinger non può essere andato lontano. Questa storia finisce qui. È il momento. Cazzo, lui dov'è? Jägermorder, svelti! Tenetevi pronti! Concentratevi su quel Jägermorder! Si muove! Uno in meno! Avanti! C'è ancora un cecchino! Colpite quello sulla passerella! Che abbiamo fregato! Brisinger non sarà solo! L'aeroporto è vicino! Tutti pronti! Ci siamo! Sta scappando, dammi una mano! Dai, forza! Possiamo farcela! Adesso! Eccolo! Noi ti copriamo! Fuori dai piedi! Dai indietro! Vai, Ardor! Prendilo! È finita! Non puoi uccidermi! Eppure sto per farlo! Neanche gli alleati lascerebbero questa decisione a dei miseri soldati come voi. Ci serve vivo, capo. Siamo qui per le informazioni che possiede. Ehi! Decidete voi! Io metto in moto l'aereo! Non parlerà mai. Alzati! I vostri superiori mi tratteranno con i guanti per la mia collaborazione. Un nuovo inizio. Una vita nel lusso americano andrebbe bene. Potrei perfino mettere su famiglia. Io non credo. Non avrai una nuova vita. Ecco il tuo nuovo inizio. Facci scaglia svegna. Avete idea di chi io sia? Il valore che posso avere?
non vali niente. Qui abbiamo finito. Andiamoci a rinforzare. Operazioni segrete in mezzo mondo, sotto il nostro naso. Ehi, gente! Guardate un po' qua. Ci siamo! Abbiamo fatto centro. Avanti, buttiamoci. E questo? Project Nova. Io ti batto. Project Aether. Rianimare i morti. Qualcuno vuole dell'oro nazista? Ne avremo per un po'. Forza, apriamo tutto. Eccoti qui. Stavo per provare questo pilota automatico. Cos'è? Project Aggregate? Sito missilistico segreto. Sapresti pilotarli? Ah, piloto di tutto. Tenetevi là dietro! Tutto, Wade! La missione era compiuta, ma ce ne sarebbero state altre. Forgiati nel fuoco, eravamo la punta della lancia. Eravamo l'avanguardia.